quindi chiedo a te che hai scritto questa storia, insomma, il processo, anche quando dicevo nell'introduzione, che è stata scelta una sorta di identità collettiva per raccontare lo Stato. Sì, la scelta del linguaggio dipende fondamentalmente da un'autocritica che abbiamo fatto con il gruppo che ha lavorato a questo progetto, un'autocritica sul modo con cui raccontiamo la guerra. Io personalmente soffrivo un po' l'idea di, ormai sono quasi una ventina d'anni che vado in giro a parlare di guerra, delle vittime di mine, ho cominciato a soffrire un po' l'idea che forse ci stavamo sempre un po' parlando tra gente che la pensava già come noi, che se faccio una conferenza per parlare di queste cose qua, chi viene a ascoltare Cecilia Strada che parla di sfighe, morti, amputati, biamputati, triamputati e ciechi? È evidentemente qualcuno che ha una sensibilità tale da uscire di casa e andare a sentirmi parlare di sfiga. Questa idea di ci stiamo parlando un po' sempre fra di noi è fastidiosa, perché se vogliamo veramente rompere questa fabbrica della guerra, svitare questi ingranaggi, è evidente che non possiamo parlarci soltanto tra di noi, che dobbiamo andare a cercare chi ancora non la pensa come noi. Allora abbiamo cominciato a immaginare linguaggi un po' diversi dal solito e abbiamo scelto il linguaggio radiofonico perché ci piaceva molto provare a confrontarci con questa emozione che la voce, che la radio può dare, e poi abbiamo fatto un prodotto digitale. Questa sì è un'identità collettiva. Tante volte mi chiedo, ma queste sono, come dire, è un po' romanzata la cosa, perché insomma non è che avete veramente ricoverato due volte una bambina di 7 anni per due diverse ferite d'armato fuoco, non c'è niente di romanzato. Tante di queste storie le abbiamo vissute insieme anche con Luca. L'unica licenza, se volete, letteraria è che in questa identità collettiva, questa è una questa persona che racconta è uno, sostanzialmente è uno di noi che a un certo punto non ne può più, è uno di noi che a un certo punto una sera sostanzialmente sblocca e dice ma basta, come si fa a fermare tutto questo, perché ogni tanto è pesante l'idea di domani ci ritroveremo qui a fare ancora le stesse cose, a curare ancora le stesse persone, anzi a curarne di più. L'idea di una cosa che non finirà mai può essere pesante. È vero che la forza e l'energia di ricominciare il giorno dopo te la trovi sempre comunque, perché ogni paziente che rimette in piedi, ogni bambino che si mette a giocare a nascondino con la sedia a rotelle nel giardino dell'ospedale è una cosa che fosse anche solo quello ti fa recuperare l'energia, ti fa venire voglia di ricominciare l'ora la mattina, però ogni tanto è pesante. Ogni tanto ognuno di noi ha i suoi momenti di grande fatica in cui dice ma come si fa? E questa persona, questa identità collettiva si fa la grande domanda, la chiamerei la domanda delle 100 pistole, se non fosse che stiamo parlando di essere di una pallotta. La domanda è come facciamo, non è possibile fermarli prima? Come si fa? E quindi l'unica licenza, se volete, è che ci sono in una sola voce scene vissute magari in anni diversi, in ospedali diversi all'interno delle nostre strutture afghane, ma sono tutte assolutamente cose vere, fin troppo vere, anzi non ci sono alcuni dei casi più drammatici o straordinari o pazzeschi che abbiamo visto. Questa è proprio la tragica normalità. Quando pensate una giornata di guerra a Kabul è questa e forse anche di più. Luca, a te invece il compito di dire se alla fine da un lato ci abbiamo preso per raccontare quello che è stato per tanti anni il tuo lavoro in quell'ospedale, in quel paese, in quella guerra. Tu potresti essere la voce narrante, nel senso che la guerra al terrorismo te la sei vista con un posto in prima fila, e se ritrovi il tuo lavoro in quello che poi si è provato a raccontare con Strada di una pallotta. Sì, certamente, molto più di quello che si possa pensare. Riguardare, era un po' che non lo vedevo la Strada di una pallotta, per molti aspetti sembra, è difficile da spiegare per chi non ha vissuto
il tempo che ho vissuto io con i colleghi con cui siamo stati andati in Afghanistan, vedere questa immagine, qualcosa di più di sentirsi rappresentati, senti che quella è stata casa per tanto tempo, da una parte, e di conseguenza ci sono sentimenti di nostalgia per quello che è stato fatto. Sicuramente il documentario lo racconta bene, c'è tanto di noi, ci sono tante immagini, tante persone, tanti momenti che riportano alla memoria quei momenti, e fa bene sentirlo raccontare in questo modo, fa bene sentirlo descrivere in questo modo, perché spesso la cosa che è più difficile, spesso quando mi dicono che cos'è stata la cosa più difficile di questi anni in Afghanistan, la cosa che mi viene da dire è stato tornare a casa. Tornare a casa perché non pensavo di trovare un'apatia così importante nei confronti della guerra, un'abitudine così forte, così ormai data per scontata. Troppo spesso la guerra viene descritta in un modo molto romantico, succedeva anche a me prima di partire per l'Afghanistan, i film, i documentari anche, o comunque le storie che raccontano la guerra sono troppo lontane dalla realtà, perché poi la realtà è che la guerra sono le persone che la subiscono, e non c'è ombra di dubbio che soprattutto nelle guerre moderne il 90% delle vittime sono vittime civili, i nostri ospedali sono pieni di bambini, di donne, e di persone che hanno una vita assolutamente precaria, che vivono una realtà appesa ad un filo. Mi viene l'esempio assolutamente i nostri colleghi, amici afghani che hanno lavorato con noi e che lavorano ancora con noi da tanti anni, fanno una vita che è assurda, inconcepibile alle nostre realtà. Pensare di uscire la mattina di casa, salutare la famiglia e non avere la certezza di tornare a casa non è una cosa normale, oppure per un chirurgo, peggio ancora, essere sul tavolo operatorio e aspettare il paziente, il prossimo paziente, il prossimo perito che arriva, e quando è sul tavolo operatorio scopri che è tuo parente. Non è una cosa raccontata tanto per fare sensazione, sono cose che sono successe, queste persone hanno dei nomi, e sono storie che sono non solo raccontate ma anche vissute. Questo, la storia di una pallottola sicuramente ricorda tanto di quella vita, ricorda tanto delle chiacchierate che ci siamo fatti quando voi siete passati dall'Afghanistan, pregna di una verità, una verità che mi accompagnerà sempre e accompagnerà tutti quelli che hanno fatto questa esperienza e che hanno dedicato del tempo a questo paese, a questo tipo di attività, sicuramente. Allora, io metterei a disposizione questo microfono di quelli che tra voi avessero voglia di fare delle domande, delle critiche, delle chiarirsi, delle curiosità, e vi ricordo che tutto il progetto poggia su una piattaforma che si www.storiedunapallottola.it, che contiene assieme al documentario tutta una serie di documenti, interviste allo staff, materiali che a noi servivano per completare questa operazione, perché se da un lato era importante esplorare anche tentativi di linguaggi, di pubblici, di mezzi per arrivare a quanta più gente possibile per riaccendere l'attenzione sul conflitto afghano, ovviamente la soluzione non è la semplificazione senza approfondimento, quindi tutto quello che è documento, approfondimento, inchiesta lo trovate su www.storiedunapallottola.it, che vi invito a guardare quando volete. Se c'è qualche domanda, qui c'è il microfono, ci sono Luca e Cecilia. Ti volevo chiedere da cosa è nata l'idea di trasferirti laggiù? Io sono un infermiere, e quando ho studiato per diventarlo ho sempre pensato di voler fare un'esperienza di questo tipo.
L'idea era quello di farlo, è sempre stato quello di farlo con Emergency, per il semplice motivo che sono fiero che sia un'organizzazione italiana, e ho lavorato per far sì che si alberasse, nel senso ho fatto l'esperienza necessaria per andare, perché c'è bisogno di esperienza, non si va a imparare qualcosa, si va a trasmettere qualcosa. Lo raccontavo anche oggi, quindi nel 2008 sono partito per la prima volta, dicembre, poche settimane prima di Natale, e sono arrivato a Lashkar, nel sud dell'Afghanistan, dove abbiamo un ospedale che si occupa di feriti di guerra. È stato uno shock, detta un po' meglio, senza passare troppo per squilibrato, è stato un amore a prima vista, non tanto ovviamente per la tragedia che era presente in Afghanistan, allora come oggi, ma il fatto di trovarsi, di sposare, di realizzare quasi immediatamente che quello che stavo cercando l'avevo trovato, di trovarti assolutamente confortevole nel fare quello che stai facendo, di realizzare quell'idea di sanità che avevi sempre pensato fosse quella. E le cose sono state un po' a caso, io sono partito per fare un'esperienza di 6 mesi, avevo tutt'altro, una vita comune come tutti, ben definita, quindi pensavo di tornare a casa e riprendere la mia vita. Sono tornato a casa, ho provato a rientrare nella mia vita, nel mio lavoro, non riuscivo, mi mancava molto, non, ti ripeto, non siamo esaltati, non ci sono eroi, non c'è gente che non può fare a meno di queste realtà, il problema è che ti coinvolge talmente tanto nei tuoi principi, nella tua idea, e mancava la gente che avevi lasciato lì, mancava il sistema in cui lavoravi, il modo in cui esprimevi il tuo modo di lavorare, e mi sono detto ne faccio un'altra, e da lì sono rientrato un anno fa, a metà 2016, quindi sono circa 7 anni che ho speso, ho lavorato, e ti dico, sicuramente senza ombra di dubbio e senza paura di essere giudicato uno squilibrato, il periodo più bello della mia vita. Curate i corpi, no? Ma non so se è una domanda a cui si può rispondere, però e le teste di queste persone, cioè soprattutto dei bambini, chi esce dal vostro ospedale, ecco, vi rendete conto in che condizioni esce, che vita pensa di avere dopo che è preso di lì? Non so se mi sono spiegato. Sì. Ma proviamo a dare una risposta un po' composta. In generale l'assistenza psicologica per le vittime di guerra di questo tipo non è qualcosa che possiamo fare noi, perché ovviamente noi lavorando con centri chirurgici per vittime di guerra, non solo, ovviamente chiunque vuole andarsene via dall'ospedale il prima possibile, non solo, noi dobbiamo cacciare via dall'ospedale il prima possibile, perché con il volume di feriti che abbiamo tu devi liberare il letto il prima possibile. E proprio il tipo di struttura, un centro chirurgico, non è certo il posto in cui puoi prendere in carico un paziente per la cura psicologica, no? Perché dovresti seguirlo per molto più tempo di quello che ci è concesso vedere i pazienti. Il nostro lavoro finisce quando li rimettiamo. Ovviamente tornano per le visite di controllo, quasi tutti dopo gli interventi, ma il nostro lavoro finisce lì. È un bel problema questo, è un bel problema anche perché c'è un altro aspetto, dubito fortemente che sia qualche cosa che è nelle possibilità di un'organizzazione straniera, perché ovviamente l'assistenza psicologica è qualcosa che se ci mette in mezzo la barriera linguistica o la diversità culturale pazzesca che potrei avere, no? Io con una formazione da psicoterapeuta nata in Afghanistan è qualcosa veramente di impensabile per le nostre forze.
sicuramente dalla sede dell'osservatorio, che non è l'osservatorio di un centro di salute mentale, vediamo che è impossibile che non lasci tracce in una guerra così. Oddio, a volte ti confondi, a volte mi fatica a capire, perché in realtà chi vive in un contesto del genere ha anche delle straordinarie capacità di rimettersi in piedi. A volte ci capita di dire, ma questi come fanno a stare ancora in piedi, come fanno a essere vivi, come fanno a essere, sembra, normali con quello che hanno visto. Il bambino che si sveglia senza una gamba e dopo una settimana dell'operazione sta giocando nel giardino dell'ospedale ridendo, è qualche cosa che rischia di farti dire sono molto diversi dei nostri bambini che per un graffietto piantano una scena per 4 giorni. Guarda, questa capacità di resilienza e di recupero in realtà appunto è un mezzo inganno questo, perché poi quando guardi un po' in giro, evidentemente è un paese che sta pagando lo scotto di 40 anni di guerra, violenza infinita, tossicodipendenza, adesso c'è un grande problema anche di tossicodipendenza in Afghanistan, quindi tutta una serie di fattori veramente distruttivi per la salute mentale delle persone. Quindi ogni tanto ti sembra che avere una capacità di recupero fantastica, che possiamo sintetizzare con, vabbè, perché se vivi in Afghanistan non è il tempo di farti tutte, diciamo, elegantemente le pippe che ci facciamo qua in Italia, quindi davanti alla vita e alla morte hai una capacità di recupero straordinaria e la usi. Dall'altro ogni tanto ti guardi attorno e ti dici, questo paese, forse la metà delle persone che abitano in questo paese sono ormai, stanno perdendo la testa, quindi... È abbastanza difficile capire la domanda, i corpi e le teste. Volevo solo aggiungere poche parole, nel senso è purtroppo questo tipo di sofferenza psicologica ha cambiato un paese. L'Afghanistan, ad esempio, non sarà mai più l'Afghanistan che io ho letto sui libri o che immaginavo di poter trovare. Tutti, chiunque, un afghano, se sei afghano hai sicuramente qualcuno della tua famiglia che è morto di morte violenta, hai sicuramente qualcuno della tua famiglia che tiene un Kalashnikov nell'armadio, hai sicuramente qualcuno della tua famiglia che ha avuto reazioni importanti, violente, quindi tu cresci in un ambiente di questo genere. Ho visto nello sguardo dei nostri colleghi reazioni che non ci stanno, per come siamo abituati noi, piangere per cose futili e rimanere assolutamente impassibili mentre mi chiedeva un permesso perché gli era morto il bambino la mattina, senza una lacrima, senza nulla, cioè, quindi tu non riesci a capire esattamente qual è e perché, cioè, ci vuole un attimo per arrivare a comprendere quello che è il loro punto di vista. Quello che ti posso dire è che sicuramente non siamo in grado di, in termini professionali adeguati, di portare un supporto psicologico come è giusto che sia, seriamente professionale. Noi ci occupiamo delle ferite, ovviamente, di corpi, però facciamo anche qualcosa per la mente. Ad esempio il fatto di creare non soltanto degli ambienti di cure, ma anche delle aree pacifiche, in cui i pazienti si sentono al sicuro, aumentano la capacità di guarigione proprio per la situazione, l'ambiente particolare in cui si trovano, giardini molto curati, nessun tipo di arma all'interno, non gli diamo neanche il coltello per tagliare la carne, per evitare ogni tipo di problema. E ti accorgi che in quella situazione, forse momentanea, forse temporanea, però riesci a percepire che un pochino si riallacciano quelle ferite. Vedi, la guerra non è soltanto violenza, non è soltanto tragedia, ma è proprio la rottura delle relazioni sociali. Ospedali o comunque ambienti che riproducono una sorta di pace, di accoglienza, di rispetto delle persone, portano poi le persone a rilassarsi, forse in maniera temporanea, però abbiamo visto persone che si sono sparate a vicenda prima di entrare nel nostro ospedale e poi nel nostro ospedale stavano uno di fianco all'altro nel letto, magari all'inizio c'era della tensione ma poi
si riprendeva con calma una sorta di armonia, di relazione particolare. Quindi no, non facciamo una cura psicologica, professionale e come un percorso, ma sicuramente mettiamo le persone nella condizione di poter vivere un momento di pace nella realtà ospedaliera e di cercare in qualche modo di recuperare le relazioni distrutte, rotte. Io volevo chiedere a Luca, come faccio sempre a tutti quelli che sono stati in Afghanistan, se vede un punto di luce in questo paese, perché insomma da volontaria sono tanti anni e questa cosa che hai raccontato ora c'è anche in Domani Torno a Casa, no? Quando si offrono una sigaretta, è quello che noi cerchiamo di dare come alternativa, più che supporto psicologico, di dare un'alternativa. Cioè, io l'ho chiesto anche a Michela un paio di anni fa, non la vedo mai sta luce, non me la sento mai dire. Poi volevo chiederti, so che voi state bene o male all'interno dell'ospedale, però in tutti questi anni, specialmente te che sei un veterano, giusto per usare una parola, hai conosciuto studenti, un movimento, c'è un fervore anche intellettuale di ragazzi che... cioè non ne possono più di avere come unica alternativa, appunto, tutti hanno un morto in casa. Sei conosciuto, oltre alla realtà dell'ospedale, in tutti questi anni, qualche altra realtà? Anche sei entrato in qualche famiglia come amico? Cioè, cosa vedi oltre a questo? Grazie. La luce in termini geopolitici, no, nel senso, quel tipo di... Se mi chiedi quando finirà, ti dico non ne ho idea, forse altri 20 anni, non ne ho idea, però quel tipo di luce non la vedo. Però ti assicuro che la luce l'ho vista parecchie volte, in parecchie persone, in persone che hanno scelto di fare un tipo di vita differente. Posso darti l'esempio di diversi medici, infermieri che hanno lavorato con noi e che... Quindi la medicina in questa realtà è un business, un chirurgo può fare un sacco di quattrini, in Afghanistan se tu hai bisogno di una diagnosi te la fa chiunque, spendi un sacco di soldi, compri un sacco di medicine, trovi la TAC, ultrasound, ecografi, trovi per farti una lastra, per farti qualsiasi tipo di diagnosi, quindi se vuoi, una volta che sei medico, puoi andare a farti dei gran soldi, ok? I medici che lavorano con noi, gli infermieri che lavorano con noi, fanno una scelta. Loro potrebbero, e la insegnerebbero tanti altri perché hanno imparato a fare medicina in maniera importante, però scelgono di stare in una realtà che è differente, che li mette in condizioni di lavorare in maniera differente, di rispettare le persone, di avere un rapporto con il paziente che è medico, onesto, e ogni giorno un pochettino la differenza la fanno, perché ogni giorno, perché queste persone hanno dei figli e per i loro figli molto probabilmente vorranno qualcosa di molto simile a quelle latitudini, che non è una possibilità così facile, insomma l'Afghanistan ha, o perlomeno un paese in guerra come l'Afghanistan da così tanto tempo ha le istituzioni che non funzionano, la corruzione che è in ogni parte, diventare non solo criminale, ma disonesto, è un attimo. Quindi se tu rimani, se scegli di fare quel tipo di vita, se scegli di essere differente, secondo me è già un punto di vista che mi dà la speranza. Per quanto riguarda l'altra domanda, se mi hai chiesto se ho visto altre realtà, io non sono un esperto di Afghanistan, ho vissuto negli ospedali di emergency per la maggior parte del tempo. Sono uscito dall'Afghanistan, ho avuto modo di parlare con molte persone per ragioni di lavoro, quindi non uscivo per farmi i miei comodi, e ho avuto però la fortuna, e questo è stato uno degli aspetti che anche questo mi è piaciuto moltissimo in questi 7 anni, perché uno pensa che cosa hai fatto in Afghanistan, casa ospedale, ospedale casa per 7 anni, sarai matto. Però ho incontrato un sacco di persone meravigliose, afghani, internazionali, o comunque tante persone che ci credono, che lavorano tutti i giorni, ragazzi che
che vanno all'università cercano di fare la differenza, e un momento con l'altro ti trovi un gruppo di matti che ti entrano all'università, ti fanno saltare per aria, cosa che loro hanno testimoniato per sé, essendo presenti quel giorno. Eppure questi ragazzi continueranno a studiare, continueranno a voler fare una sorta di differenza. Ho incontrato persone, prima delle elezioni c'era un outsider tra i vari candidati che ha cercato di fare una campagna elettorale da solo, girando nei distretti, e ha preso un sacco di voti, cioè ha preso un sacco di credito, non è riuscito ovviamente a fare nulla, ma di gente con le palle, che è capace di interpretare il loro momento, la loro vita in quel contesto in maniera diversa da quello che è facile, in cui è facile ritrovarsi, ne trovi sempre. E quello è quella, una speranza e una luce infinita. Beh, se ci, lo citava Luca, magari lo raccontiamo l'episodio della Kabul University a cui si riferiva. Ah sì, l'episodio della Kabul University è un attentato devastante che è successo il 24 agosto dell'anno scorso al campus dell'università americana, che è l'università più prestigiosa di Kabul. Sono andati sparando attorno alle 8 di sera. I talebani hanno, il giorno dopo sono contati 16 morti e decine di feriti. Noi ne ricoverammo 19 feriti quella sera e uno morto. E sono le immagini che si vedono all'inizio della prima mass casualty. E anche quando lui ha cominciato a rispondere pensando ai segni di speranza, pensano subito a Daoud, uno dei ragazzi ricoverati, uno dei primi ragazzi che si vede, quello sdraiato nell'area del triage con un gomito rotto. Lui si è rotto solo un gomito, sarà fortunato perché si è buttato dalla finestra per scappare dall'Africa di Kalashnikov, quindi si è rotto un gomito. E il giorno dopo questo ragazzo in perfetto inglese alla domanda che cosa farete adesso, lui non ha avuto il minimo dubbio, ha risposto tornare a scuola, perché lui studia business administration e si dice questo che hanno fatto i talebani è un gesto politico, non è una roba da barbari che hanno attaccato la scuola, è un gesto politico perché hanno voluto attaccare la futura classe dirigente del paese, che siamo noi, e quindi noi come possiamo fare a sconfiggerli se non tornare a scuola appena possibile. E questa è la speranza. E l'altra cosa che mi viene in mente, anche questa è un'intervista che trovate su storiedropallottolo.it, un'intervista a uno dei nostri chirurghi afghani e Dayat, e appunto come ricordava Luca, sono persone che potrebbero veramente, ma non solo andare a lavorare nella sanità privata in Afghanistan, potrebbero, penso, anche andare a lavorare in America, perché hanno ormai acquisito una professionalità, una casistica di feriti di guerra spaventosa. E c'è le sue interviste in inglese, ma guardate, lui è un uomo molto dolce quando vuole, e ci raccontava che lui la prima volta che sentì un razzo sul villaggio di casa sua aveva 5 anni e dice io adesso sono chirurgo, però ogni volta che sento un'esplosione sono di nuovo un bambino di 5 anni che corre senza scarpe, perché certe cose non cioè la sensazione non ti abbandonano mai. E poi a Chico gli ha chiesto ma tu perché fai quello che fai? E ci aveva appena finito di fare il conto di quanti attentati c'erano stati sul percorso che lui fa da casa all'ospedale negli ultimi 6 mesi, quindi aveva veramente fatto un rapido conto e avevamo capito che aveva sostanzialmente rischiato la vita un giorno sì e uno no per venire a lavorare. Che è anche il motivo per cui Reyes dice io non esco mai di casa la mattina, sono litigato con la mia moglie e con i miei figli, perché se non sai mai se torni la sera non devi mai uscire di casa avendo litigato con qualcuno, devi far pace prima di uscire. E a un certo punto che quelli ha chiesto ma tu perché continui a fare questa vita, non hai pensato di mollare l'Afghanistan per andartene e provare a scappare? Lui prima si è guardato attorno e fa dove vado? Vedi quanto c'è bisogno di me? E poi fa ma sai che cosa? Mio padre aveva un libro, quando ero piccolo mi raccontava questa storia, di questo libro francese, in cui c'è un contadino che incontra una nuvola che è appena uscita dal deserto, gli chiede, nuvola ciao, da dove vieni? E lui dice, io vengo dal deserto.
cosa facevi nel deserto? C'era una pianta lì solitaria e io ho fatto piovere sopra questa pianta, così l'ho bagnata, l'ho fatta vivere. Ah, che bello, nuvole, adesso dove andrai? E la nuvola dice, beh, sono una nuvola, a 5 minuti non esisterò più, non ci sarò più, sono scomparsa. E il contadino dice, ma allora qual è il senso della tua vita? Che senso ha questa tua vita? E la nuvola risponde, beh, ho appena fatto piovere, per quella pianta lì ha avuto molto senso la mia vita. E questo è il Edayat, bambino di 5 anni che scappa senza scarpe quando arriva un razzo, Edayat che si porta dietro dall'infanzia la storia che gli raccontò il padre della nuvola, e Edayat che nella nuvola trova ogni giorno la forza di ritornare a lavorare. Ed Edayat per me è una grande luce. Buonasera, io vorrei condividere con voi una riflessione a partire dalle domande che voi avete posto al centro del documentario che avete realizzato, e quindi da dove parte una pallottola, qual è la sua storia e come possiamo fermarla. E a partire da questo mi chiedo cosa posso fare io da qua, nel senso, voi sicuramente rappresentate un esempio importante e avete dato un input, però poi mi chiedo, ok, io vivo qui, la mia vita è qui, io cosa posso fare? E allora mi viene in mente che il governo italiano nel 2017 ha deciso di destinare il 2% del PIL alle spese militari, ai cacciabombardieri F-35, a finanziare le industrie belliche. Mi viene in mente che proprio a Pisa la giunta comunale ha deciso a giugno di autorizzare il potenziamento della base militare Camp Derby, di cui fa parte della NATO. Mi viene in mente che Sant'Anna, l'università appunto qui presente a Pisa, collabora con le industrie belliche come Ottomelare e Finmeccanica. Allora le risposte si fanno un pochino più chiare. Forse dovremmo partire nel rompere questa apatia da quella che è la nostra quotidianità, da quello che vediamo intorno a noi ogni giorno. Voi fate molto a Kabul, noi dovremmo forse iniziare a smuoverci qui dove viviamo quotidianamente. Per me ti sei già risposta, diciamo, se volete aggiungere qualcosa, però diciamo che mi sembra abbastanza... Se non ci sono altre domande, noi a questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo e vi ricordiamo il sito, ma questo ospedale che avete visto, potete visitarlo, ce n'è uno alle logge, troverete tutti i nostri volontari che vi accolgono, vi fanno fare una bella esperienza, perché vi permette di capire come funziona una struttura, di poterla capire, di poter incontrare anche delle storie. Ve ne sarà assegnata una quando entrate, la seguirete fino in fondo, e dove potrete anche sostenerlo, questo ospedale. Quindi adesso vi invitiamo, ringraziandovi ancora, a seguirci alle logge per fare un tour della installazione Peace Therapy. Grazie e buona serata.